Silenzio! Sì, allora Vincenzo... Aspetta, questa sul lato destro ci sta Morio. Allora, Vincenzo ha detto delle cose e vorrei liberarle dalla rabbia. Aspetta. Lato sinistro. Ragazzi, non parlare. Silenzio! Ragazzi, se parlate non si sente. Ha già la voce bassa, è un po' timida. Forza, canta. E poi alla fine vorrei fare una domanda. Allora, volevo chiarire che l'unico motivo per cui io, Vincenzo e altri attivisti di Pianura abbiamo deciso di iniziare ad attivarci indipendentemente dal gruppo Flegreo è semplicemente il fatto che non riuscivamo ad affrontare in maniera, diciamo, approfondita alcuni problemi che esistono sul territorio. Questo è stato il principale motivo, non lo dico in maniera polemica, però c'era questo problema. Altro problema era la visibilità del gruppo, cioè io ho avuto difficoltà a trovare gli attivisti di Fuorigrotta, di Pianura e di Soccavo, e quindi pensavo che dovessimo essere più presenti, diciamo, nei diversi quartieri che il gruppo Flegreo rappresenta, per coinvolgere nuove persone, perché ho sempre pensato che questo fosse uno dei principali obiettivi del movimento, quello di far partecipare altre persone. E per questo sono contenta del fatto che oggi come gruppo noi siamo diventati tanti, cioè 3 mesi fa eravamo io, Vincenzo e forse qualcun altro che io non ho avuto, cioè fino a 3 mesi fa non avevo visto. Oggi siamo 20 e molti sono presenti qui. Quindi, cioè, questo è stato il motivo per cui abbiamo iniziato ad attivarci. Al di là di come è nato questo gruppo, perché poi sono nate polemiche su come si è formato, su come è nato, sul fatto che doveva essere legittimato. Esistono adesso queste 20 persone attive sul territorio che vogliono darsi da fare per il proprio territorio, anche per gli altri, perché comunque il movimento è questo e quindi partecipiamo, sì, siamo presenti anche in altri territori. Abbiamo bisogno dell'autorizzazione di qualcuno per continuare a fare quello che stiamo facendo? Questa è la domanda. Basta. Perché... No, vai. Sì, basta. No, lui in generale. No, non rispondi, stavo solo parlando. Allora, un attimo, mi faccio una domanda. Ma domanda chi sia? Ci vuole un'autorizzazione per fare quello che giusto è. Lavorare per il movimento, ha detto praticamente. Abbiamo bisogno di un'autorizzazione per lavorare per il movimento. Ok, questo dico. Ed è possibile togliere questa pagina farlocca che dice non amici con una persona da 3 anni? Questa è la pagina per la pace. Secondo piano. Come? Magari togliamo le municipalità. Sono contento, sono con te. Mi tappo Napoli, però cancelliamo tutto a questo punto, mi sta bene. Domani mattina cancelliamo tutte le municipalità. Sono con te. Ci sarebbe Adriana. Però cancelliamo. Dove il movimento si è presentato nei comuni, per esempio con 2 liste? Dove il movimento si è presentato nel comune, per esempio con 2 liste, Grillo ha fatto la scelta di non farli presentare più. Cioè, quindi se il gruppo di 20 e il gruppo preesistente deve coesistere, levando il discorso della legittimità, proprio per tutti i discorsi che ci siamo fatti stasera, bisogna cercare che questi 2 gruppi, al di là dei personalismi di uno o di un altro, perché io sono convinta che se poi Minola si mette a parlare con lui, poi un punto d'incontro lo trova, magari può essere che ha litigato con Vincenzo, poi può essere che si ritrova con Vincenzo. Io ho stretto la mano un sacco di Vincenzo a volte è esuberante. Aspetta un attimo, io dico, io ti conosco da un sacco di tempo, Vincenzo, apprezzo i tuoi pregi e i tuoi difetti, anch'io ho litigato con te più di una volta. Quindi voglio dire, evidentemente, io non sono in generale una litigiosa, quindi probabilmente ci sono anche dei tratti caratteriali, mo siamo anime diverse. Vogliamo cercare, e a Pianura sai quanto ci tengo, non partecipo, non è per una questione personale, dico cerchiamo di superare questo problema di Pianura, perché come si deve superare quello di Barra, non è una questione di legittimità, è una questione che se non troviamo il modo di stare insieme neanche tra 30 persone, ma veramente dove vogliamo andare? Cioè veramente il caso è chiudiamo proprio il meetup now. Vincenzo, hai un minuto. Posso replicare? Sì, Pianura, non c'è un problema di 2 gruppi. Questa, sa cosa deve essere chiarita? Che cosa? Adriana, allora faccia Adriana. No, posso replicare un minuto? Però andiamo avanti. Questa cosa deve essere chiarita. Mi rilasso, mi ha detto.
Silenzio. Allora. È bellissimo quello che ha detto il discorso e tutto il resto, però ad esempio in questa campagna elettorale che c'è qui appena... Un po' di voce, Adriano. È questa la mia voce. Ah, però quando mi vado a far culo... È quella là! È bene, infatti. Questa campagna elettorale appena finita, poco finita, comunque si sono state rilevate, c'è una discussione proprio aperta sul campo Napoli delle irregolarità, quindi come posso ricondurre, no, guardia, riconosciamoci, io mi riconosco in te, mi riconosco in due, come posso riconoscermi però in persone che hanno condotto una campagna elettorale che non bella, poco bella, ok? Per me il fine non giustifica il mezzo, quindi sono certa che le persone che sono arrivate in regione faranno il lavoro, un lavoro ottimo, ma per arrivare in regione hanno fatto un percorso nella campagna elettorale poco, diciamo, consone a quello che era lo spirito. Okay? Nel particolare io l'ho risposta a due persone, una delle quali oggi non è, l'altra c'è Pietra e Mari Pescara, l'altro è Gennaro Faiello. È stata una cosa che si è vista almeno io e tante persone hanno segnalato di tanti candidati, quindi non solo io. Scusa, potresti dire quali sono le regolarità? Sono state, ad esempio, si è fatta una campagna di quello che ho visto io. È un po' in particolare si è fatta una campagna elettorale più personale. Beh, l'ha fatta pure Valeria Cerambino, no? Pur personale, voglio dire, sia presidente che consigliere. Ma finiamone di parlare. Vediamo, Massimo. Non siamo una persona, ma siamo un progetto passo. Che portiamo. Il progetto non lo sapevamo nemmeno, già stavamo avanti. Parla di là. Adriana, parla qua. Adriana, no, è brava. Discorso, sei a favore di camera. Stavo dicendo che dovremmo, almeno io auspicavo che portavamo un progetto di cittadinanza, quindi anche a regione, un progetto da regione, non delle singole persone. In realtà questa campagna si supera come molto personalizzata da tutte le parti. Quindi come posso, la domanda è questa, no, cioè ok, va benissimo, mi piace il tuo discorso, ma come posso ritrovarmi in una persona che ha condotto una campagna di sai mi rispondi, io sono molto propensa. Nello specifico poi, per quanto riguarda le prossime campagne, eccetera, se ci saranno altre candidature, insomma altre campagne elettorali, concludo, auspico, come anche aveva detto Giuseppe Lavinuta e tanti altri di Antonio, di lavorare non come sottogruppi che sono stati male, ma un unico gruppo sui temi, anche perché si sono venute a creare situazioni di gruppi che erano nati per una certa circostanza e poi invece continuano portando temi paralleli a gruppi già esistenti. Allora ripazzeriamo tutti, anche i gruppi già esistenti, e noi facciamo un'unica comunità dove si lavora sui temi. Punto, finito. Ma magari estrapolare già il lavoro fatto anche da tutti i gruppi, altrimenti poi va a finire, cioè quel lavoro va a cessare. Allora alza che? Pietro di Sclo, di sopra, di... Ma scusate, senza occhiali. Pietro. Pietro. Piero? Pietro di sopra. Avrete noto il mio nome che si capisce, come ho fatto la campagna elettorale. Lui ha fatto la campagna elettorale personale, lo giuro. Personalissimo, tendenza mi manca come mi chiamo, è che ero candidato. Allora, io vi giuro che in 3 minuti riesco a fare un discorso politico, però parto un po' da lontano. Allora, io sono innamorato. Ragazzi, Marco, c'è la riunione, non c'è un'altra riunione là. Allora, io sono innamorato, quindi, diciamo, professo l'amore. Ma posso dire di essere l'amore? No, qualcuno mi deve autorizzare? No, è una cosa che appartiene a me, devo dimostrarlo, posso dimostrarlo? No, amo. Poi cosa succede? Che incontro altre persone che amano. Allora capisco che, come le altre persone, voglio una società diversa, una società basata sull'amore, quindi sono portatore di interesse e, senza rendermi conto, io sono un movimento politico, perché voglio influenzare quello che succede nella società. Il problema non è chi dice se tu fai parte del movimento o non fai parte del movimento. O ci sei perché hai i principi o non ci sei.
Il problema è uno condividere i principi, e questo sta dentro ognuno di noi. Penso che non troveremo mai un modo per dimostrare se tu meriti di stare nel movimento, perché lo sai solo tu, forse neanche tu. Un altro è applicarli. Allora, quando si applica un principio, per forza, anche se noi siamo non statutari e non, ci vogliono delle regole. Le regole hanno senso quando chi non le rispetta subisce qualcosa. Perché se chi non le rispetta non subisce niente, le regole non hanno senso. Quindi qualsiasi infiltrazione di persona che non ama nella nostra comunità di amanti non può essere combattuta. L'antivirus non può entrare in funzione. Ci vuole almeno una regola semplice, che può essere: se la regola A è non possiamo usare il logo dell'amore senza un riconoscimento, se io lo uso, ma che mi fate? Niente, io lo uso e quindi inquino, creo antipatie. Se io non mi posso autonominare portavoce del movimento dell'amore, io faccio un comunicato stampa dicendo che sono il portavoce del movimento dell'amore di Napoli, e che mi fate? Mi cacciate da due, non ci sto. Allora, se io non posso fare comunicati stampa perché c'è una regola e li faccio e poi non mi succede niente, e magari sono candidato, è un esempio, io sto semplicemente formando le prossime generazioni di candidati a capire che non bisogna rispettare le regole, perché noi le regole le abbiamo. Se abbiamo dei principi, i principi portano in maniera conseguente ad avere delle regole, le regole morali, l'onestà, non è l'amore, l'onestà è la trasparenza. Ma se non l'applichiamo, non possiamo fare le crociate per portare l'amore, no? Bisogna applicare l'amore per portare l'amore. Allora noi dovremmo iniziare a capire, e la mia unica domanda è questa: ma se io non li rispetto i principi del movimento e non mi succede niente, come faccio a difendervi da me che non rispetterò i principi del movimento? Quando troveremo risposta a questa domanda possiamo cominciare a ragionare. Grazie. Okay. Franco Palladino. Aveva 35 secondi ancora. Franco Palladino. No, non c'è Franco. Un buon momento paura. Massima Ciara. Mi taccio. Ok. Vado avanti. Lambardella? Lambardella. È un invito. Sabato prossimo c'è il Gay Pride, che è chiamato Human Pride, perché è l'orgoglio di essere umani. Il Movimento 5 Stelle, lo ricordo, ha votato per il DDL Civiltà, quindi praticamente la nostra linea politica è per le unioni civili e per le stepchild adoption, scusatemi se non le pronuncio bene. Inoltre la nostra parlamentare Silvia Cugnetti ha presentato la proposta per l'educazione affettiva, e l'Human Pride di Napoli verte proprio sull'educazione a scuola. So che c'è una riunione regionale, quindi ovviamente chi potrà esserci, l'appuntamento è alle 17.30-18 a Piazza Dante, e ovviamente è rivolto a tutti i cittadini che vogliono difendere i diritti civili. Sabato 11 giugno, ore 17.30-18, Piazza Dante. Ci vediamo con quelli che ci conosciamo, quindi praticamente ci uniamo tutti quanti insieme, se ci vogliamo unire, poi massima libertà. Poi io so, mi sembra che si stia organizzando qualcosa, ma non sono Luciana? Maria Muscarà. Allora, io molto velocemente volevo dire soltanto due cose. La prima, che questa assemblea è iniziata con delle scuse che sono cadute anche un po' nel silenzio, e invece io vi vorrei dare un po' più di peso, perché sicuramente Max sbagliò in quella riunione, io stessa censurai il suo comportamento e abbiamo avuto anche modo di avere dei contrasti successivi, per cui non sono proprio il suo avvocato migliore. Però in quella riunione, se Max ha sbagliato, ci sono stati anche tanti altri errori, e il fatto che lui sia stato tra quelli che hanno sbagliato l'unico a chiedere scusa mi sembra una cosa da prendere in considerazione, per non far cadere questo atto d'amore, questo atto gentile nel dimenticatoio. Per quello invece che riguarda tutti questi contrasti, tu ci sei, tu non ci sei, tu mi rappresenti, tu mi piaci, e queste chat enormi, lunghissime,
chat segrete che impegnano giornate intere e mi chiedo ma quanta gente non lavora? Perché stanno giornate intere in queste chat segrete, tu le apri la sera perché ci sei capitata e ti accorgi che stanno parlando da una giornata intera che potrebbe essere dedicata a lavorare su temi che sono importantissimi, ma i temi non significa prendere un argomento e buttarlo lì, significa prendere un argomento, costruirci intorno, creare un'aggregazione di persone competenti che ci lavora, di appassionati che lo vuole fare e portarlo avanti. Allora, mi riporto a quello che è successo a Vincenzo Russo. Con Vincenzo abbiamo fatto ultimamente due battaglie, ma che sono veramente importantissime. La prima, quella della falsa bonifica che il signor nonno ha tentato di fare a pianura, immaginando che facendola nelle stanze segrete, lui insieme al Comune di Napoli e l'ARPAC potesse poi passare come bonifica dei territori, ma là c'erano poche persone, e dovevano esserci di più a combattere insieme a lui. La seconda importante è quella che sta facendo ancora sull'inquinamento di Bagnoli, di pianura e del cratere Segni. Allora dico io, lavoriamo sui temi e appoggiamo le persone che stanno in questo momento subendo dei torti, perché ognuno di noi ha subito delle minacce più o meno gravi, ma quella che ha subito lui, la minaccia, che si è trasformata poi in un'azione violenta e che gli hanno bruciato la roulotte. Ma io dico, ma quella cosa doveva fare cadere ogni ostacolo da parte di tutti e dire guarda, abbiamo contratto, ma questa cosa è ragazzi, gli hanno bruciato la roulotte davanti casa e qualcuno, e non dico chi perché a me non piace mettere zizzania, mi ha pure detto a mezza bocca, ma forse se l'è bruciato. Una cosa ignobile. Non lo dirò mai. Una cosa ignobile. Allora, siccome noi siamo persone per bene, solidarietà a Vincenzo Russo. Questa cosa va sostenuta. Io vi chiedo, a pianura andiamoci tutti. E personalmente io spingerei anche a una colletta, magari da fatta su quegli organi, per ricomprarmi la ruota. L'ho detto anche io, l'ho scritto sulla pagina proprio di Vincenzo, con una PayPal, ragazzi, in offerta. Manuel è l'ultimo. È l'ultimo Manuel. Buonasera, io non avrei neanche il diritto di parlare perché non sono né un attivista né un iscritto al movimento, però sono una persona che è molto legata, diciamo, ai valori politici che diciamo, vorrebbe promuovere il movimento. Faccio una domanda a Roberto, mi dispiace di prenderlo come interlocutore, però per me è il riferimento, come penso per tutti quanti qui, diciamo di un movimento e comunque di valori che dovrebbero essere incarnati. Quindi volevo capire una cosa, e premetto, ripeto, non sono iscritto a nessun gruppo, a nessuno, non faccio capo a nessuno. Sono un cittadino che vorrebbe delle spiegazioni però da Roberto in questo caso, perché Roberto è stato uno di quelli che ha concepito il movimento come dovrebbe essere, come dovrebbe, diciamo, rispecchiare la realtà. Per quanto riguarda i gruppi che si vengono a creare nelle varie zone, prendiamo, che ne so, il Vomero di cui io faccio parte, oppure non so, i Colliaminei, comunque varie zone di Napoli, il fatto che una persona abbia creato un insieme di municipalità, una persona o varie persone abbiano creato un insieme di municipalità, che cosa lo legittima a dire che il mio gruppo, diciamo, che ho fatto io, ma non per una questione di, diciamo, di beghe di potere oppure di, diciamo, di voglia di mettermi in mostra, ma semplicemente voglia di fare sul territorio, ma non perché loro non ne siano in grado, ma perché magari io, che vivo ai Colli Aminei o al Vomero, conosco le problematiche di quella zona e magari posso dire a una persona di un'altra zona che vuole venire a darmi una mano, posso dire ma guarda, i problemi sono questi, mi vuoi dare una mano, però i problemi sono questi. Se tu vivi in un'altra parte, benissimo, ti può interessare, ma non è possibile che conosci i problemi della mia zona meglio di me. Il quartiere, la zona. Allora, io volevo capire una cosa, com'è possibile che una persona possa permettersi anche di dire che un gruppo è illegittimo quando ci sono delle persone, 30 persone, 40 persone, 20 persone, che si fanno il culo dalla mattina alla sera, che dedicano la propria vita, lo posso dire, dalla mattina alla sera al movimento? Allora, come si può permettere di dire che è illegittimo? E tu, soprattutto, come puoi permettere a certe persone di dire certe cose? Tu che hai, diciamo, creato, sei stato uno di quelli che ha creato il Meetup di Napoli, che ha creato, diciamo, questo elemento di condivisione, questa, diciamo, questa, come posso dire, questa proposta
così bella, diciamo, di politica completamente nuova. Questa era la mia domanda, vorrei che per favore però che rispondessi, se puoi. Allora, essendo che è l'ultimo, adesso puoi... Se tu di bellezza, caro mio, sono bellezza, va bene. Tutti gli interventi a uno a uno. Ah, mi devo sapere come ti chiami. Adesso lancio un budino. Allora, hai 10 minuti. Non è giusto perché ne voglio tre. Perché già basta. Allora, 3 minuti? Vai. No, vai a ruota libera. È l'ultimo. Vai a ruota libera. Allora, non è il punto né di andare a ruota libera e niente. Devo dire la verità, sono stanchissimo. Io non so neanche se riusciamo a farcela migliorarci. Non so se intravedo la strada, non so se è giusto che facciamo le elezioni a Napoli. Non so più niente in questo momento, se è giusto, perché ci siamo anche un po' ridotti così, non lo so. Chiaramente questo a me dà meno forza anche poi a lavorare, sai, in Parlamento sulle cose. Questa riunione più o meno l'avevamo fatta un anno fa, qua al centro direzionale, per dirci proprio una serie di cose, e io non sono mai voluto essere... proprio anche per scelta presente nel dire cosa si doveva fare, cosa non si doveva fare, chi poteva esserci o chi non poteva esserci, perché ho pensato che comunque si doveva sviluppare qualcosa proprio a prescindere anche da me, visto che negli anni comunque sono stato un motore. E non è stato un abbandono, è stata anche una scelta sulle cose, di non fare determinate cose per far sì che poi nascesse qualcosa di bello a prescindere anche da un gruppo vecchio o da me, e che voi avesse magari portato per quello che facevate qui delle cose stupende magari in Parlamento che io come portavoce potevo applicare. Cioè è stranissimo che noi non abbiamo magari fatto neanche un evento su quello che io ho fatto in commissione di vigilanza RAI qua a Napoli, me l'hanno fatto fare in tutta Italia. E io non l'ho mai chiesto di farlo, ho aspettato sempre che ci fosse il gruppo di Napoli che facesse un percorso e dicesse guardate, ma guardate, fatemi capire Roberto se ha fatto qualcosa di positivo, se ha fatto qualcosa di negativo, se gli dobbiamo dare una mano, se noi gli dobbiamo dare una mano. Non è che il processo è inverso, siccome io sono in Parlamento allora vi devo dire cosa fare, cosa non fare, dobbiamo fare questo evento. Vorrei che ci fosse l'altro processo, perché quello è di maturazione. Io non voglio essere, non volevo essere il comandante, il generale, colui che dà gli ordini, colui che dice cosa è giusto e cosa non è giusto, colui che dice no, tu non puoi partecipare, quale gruppo è legittimo e quale gruppo che non è legittimo. Questa era la cosa più lontana da me stesso e da quello che io volevo fare. È per questo che quando vengo alle riunioni cerco di venire come sono sempre venuto, portando magari solo in più l'esperienza del Parlamento. Quante persone sono venute a trovarmi in vigilanza? Quante persone sono venute in Parlamento a vedere un po' come funzionava il Parlamento? Qua le colpe sono di tutti, anche mia, che magari non sono riuscito a trasferirvi il fatto che io vi volevo in vigilanza, vi volevo far vedere come lavoro ogni giorno, vi volevo in Parlamento, vi volevo spiegare un sacco di cose. E ogni volta che cerco di farlo e vengo qua, c'è una guerra su tutto. E allora nella guerra io non mi posso inserire a spiegare la fatica che faccio ogni giorno, anche perché in qualche modo un altro meetup lo è diventato il gruppo parlamentare, che ha bisogno anche il gruppo di molto aiuto, di molte riunioni, di molta condivisione. È una fatica enorme. Cioè da un lato il mio meetup di Napoli oggi è anche l'aiuto che do e cerco di dare al gruppo parlamentare, che è una cosa, ragazzi, ma davvero stancante. E allora non sapevo che cosa fare, se venire ogni volta a ogni riunione qua, cercare di tagliarmi 2 ore al giorno per scrivere sul meetup di Napoli e su altri meetup per cercare un po' di stemperare, un po' di dire delle cose. Perché dall'altro c'è tutto il lavoro in vigilanza nel gruppo parlamentare, adesso con i meetup e il movimento un po' di tutta Italia. Se ne cade di mail, se ne cade di messaggi su Facebook, cioè sono da questo punto di vista esausto, però io sono sempre carico, perché lo sapete che ci credo e ci credo ciecamente in modo onesto intellettualmente, da tutti i punti di vista. Penso che dopo tanti anni mi conoscete
Allora dico, la riflessione la dobbiamo fare insieme su cosa vogliamo fare e su come vogliamo essere. Io non voglio comandare, perché mi sembrava la cosa più immatura da fare per un gruppo che vuole essere una partecipazione attiva, al di là del movimento, per un meetup che voleva essere tutti insieme nel decidere le cose. Quello che hanno fatto in Grecia era ad Atene, hanno fatto un referendum, ha deciso il popolo. Noi siamo una parte di popolo che dovrebbe prendere decisioni su cosa è meglio, su cosa è meglio per noi in vista della città, non delle elezioni. E allora che cosa vogliamo fare tutti insieme? Che responsabilità ci vogliamo prendere? La responsabilità di litigare a pianura, la responsabilità di litigare a barra, la responsabilità di venire qua e accusarsi e sentirsi così, la responsabilità di magari di fare le campagne elettorali, perché questo capita in tutta Italia, che diventano troppo personali e poco collettive, perché lì diventa una competizione delle volte e le cose umane vengono fuori, le competizioni creano delle concorrenze particolari. Invece noi dicevamo, cerchiamo di essere un gruppo, di fare qualcosa sempre di collettivo anche durante le elezioni. A volte non ci riusciamo e sbagliamo, ne prendiamo atto, ma la domanda è: che cosa vogliamo fare? Possiamo anche, se noi pensiamo alle elezioni tra un anno a Napoli, sono convinto che ci sarebbero due vittorie e due sconfitte. Cioè, la vittoria sarebbe presentarsi con una lista bellissima alle elezioni, con un progetto straordinario, con la lista che ragiona in modo collettivo e magari vincerlo e entrare in consiglio comunale dopo tanti anni. L'altra vittoria potrebbe essere non presentarsi alle elezioni e fare un atto di maturità, perché non siamo pronti, e se non siamo pronti non possiamo prenderci la briga di amministrare delle cose se noi non siamo pronti e sappiamo di non esserlo pronti. E le due sconfitte: fare una lista che fa schifo, che si litiga, e arrivare in consiglio comunale un po' scassati, tradendo la città, tradendo tutte le persone che ci votano. E l'altra sconfitta sarebbe non presentarsi alle elezioni, perché per Napoli è un peccato. E allora su cosa vogliamo ragionare? Che cos'è che vogliamo fare? Che persone siamo? Cioè, io quando vengo qui non lo so neanche più bene. Allora dico, forse ho sbagliato tutto io a pensare che le persone potessero fare un altro tipo di percorso, che potevamo insieme darci la forza di essere un po' diversi, un po' migliori. Non lo so, io non voglio fare nessun discorso da capopopolo, nessun discorso emozionante, niente. Voglio dirvi che non lo so. Non lo so, anche il fatto della festa del meetup, questa festa, voleva veramente essere un pretesto anche, perché non sono solo questi 2 anni il meetup, ma sono gli ultimi 10 anni, per dire ho trovato un posto, ma è venuto così, non è che l'ho trovato, perché ho detto facciamo una festa, vediamo un posto qual è, quello c'era perché altri non ce n'erano, perché ci sta l'estate a Napoli, tutto bloccato, ho detto io intanto provo a prenderlo, a chiedere delle cose e dopo ci mettiamo dentro le persone, i contenuti, l'organizzazione, tutto, cioè è una scatola vuota, non c'è niente. Ma anche qua possiamo decidere che non c'è niente da festeggiare, perché siamo tutti quanti l'uno contro l'altro e quindi non c'è niente di da festeggiare. Facciamo un ring a Scampia al massimo, no? No. Allora, io dico, io sono d'accordo per esempio, io delle proposte ce le ho, ma le proposte le ho sentite anche qui stasera, il problema poi è cercare di riuscire a costruirle. Faccio un piccolo passaggio, l'unico progetto che è andato avanti in un anno più o meno è stato quello di Antonio, che propose alla riunione qua al centro direzionale del problema della discarica, e abbiamo detto facciamo una conferenza stampa, cerchiamo di portare l'attenzione, facciamo un progetto e arriviamo a qualcosa. Oggi tu mi hai portato il foglio, che venerdì facciamo l'iniziativa, e ci è voluta un anno per fare questo piccolo percorso. Io te ne sono grato di questo qua, dici che è sudata, perché è così. Allora se io penso alla riunione di un anno fa, oggi trovo un risultato di una cosa che stanno andando avanti e l'abbiamo un po' fatta, e sono contento. Le persone che abitano la Piazza di Roberto sono
sono contento che ci siamo presentati dopo la campagna elettorale, non durante la campagna elettorale. Ci hanno accolto a braccia aperte mentre stavamo facendo volantinaggio. C'è la soddisfazione di fare attivismo sul territorio e di concludere un percorso. Io quello che dicevo io all'inizio, questo è, cioè porsi un tema, portarlo alla fine. Io, allora, sui temi non c'è dubbio, un attimo solo. Non c'è dubbio sul fatto che i temi sono fondamentali e dobbiamo lavorarci insieme, cercare anche una fantasia nel modo di affrontarli, nel modo di crearli. Però all'altro lato i temi ce li hanno tutti. C'è un modo che contraddistingue il lavoro sui temi e allora non possono viaggiare in due modalità separate. Stiamo lavorando su un tema, perfetto, siccome sto facendo il tema sono giustificato su tutto il resto. Non funziona così. Siccome sto usando un modo giusto, è giustificato parlare in quel modo di quel tema. È opposto il ragionamento. Allora, io delle proposte minime ce le ho, che sono già state... Io ti ho visto la mano, dico... Sì. La tua grande proposta, io ho cercato di parlarti, di contattarti con le mail istituzionali. Ok, poi ne parliamo un attimo di questo. Allora, dico, le proposte che voglio partire, alcune proposte che ho sentito stasera che almeno sono anche le mie. Sicuramente riuscire a muoversi in gruppo come un meetup, come il meetup di Napoli, un gruppo di lavoro che si è informato di quello che fanno tutti, dove ci sia una riunione generale come questa, dove ci diciamo stiamo portando avanti questa cosa, magari in quel momento può essere la cosa più importante e tutti devono convergere su quel tema. Quando abbiamo fatto così, con la discarica a Pianura, con la discarica a Chiaiano, con l'acqua pubblica, con il referendum consultivo, deliberativo in consiglio comunale nello statuto, sono cose importanti. Allora io vi dico adesso, in consiglio comunale, in giunta, allo statuto del referendum, a che punto sta? Chi è che lo sa qui? Chi è che l'ha seguita? Come è andata a finire? Perché non l'abbiamo ancora l'obiettivo del movimento e del meetup, referendum comunale, abrogativi, deliberativi e consultivi? Dove stanno? Eppure abbiamo raccolto le firme. C'è il progetto che è all'interno, è stato messo nello statuto, ma manca il regolamento. Mancano due righe. C'è il regolamento attuativo e oggi avremo uno strumento che sarebbe molto interessante da porre quando succedono delle cose. L'avevamo iniziato, era andato bene avanti. Perché non c'è più? Perché perdiamo un po' la direzione, perché è vero, sul fatto addirittura di cercare di essere territoriali, siamo diventati talmente territoriali che vediamo nel microscopio e non vediamo più l'insieme. Allora io dico, iniziamo a ritornare, come è stato detto, sull'insieme e cercare di lavorare in gruppo come meetup di Napoli. Cercare di decidere qualche attività importante da portare avanti insieme e farla. E non esiste Pianura, Barra, esistono le problematiche che hanno quartieri di Napoli e che insieme andiamo ad affrontare. E siamo tutti quanti di Napoli. È molto... Allora, cercare, ma se si riesce, perché io sto indicando una strada che io penso, ma non sono convinto che comunque ci si possa riuscire. Allora, riunioni almeno mensili del meetup di Napoli, dove ci cerchiamo di mettere in calendario due o tre iniziative o anche nessuna, per aggiornarci di quello che già abbiamo fatto e capire come sta proseguendo, e magari una riunione dove ci parliamo solamente, non si decide niente, non si deve sempre decidere qualcosa, si può anche solamente parlare e dire siamo insieme e stiamo migliorando, perché ho capito magari una tematica in modo maggiore, in modo migliore. Quindi riunioni mensili, meetup di Napoli, cerchiamo di farle tutte insieme. Se qualcuno vuole iniziare un'attività perché sente importante, non la deve condividere sicuramente solo col gruppo che è a Pianura, solo che è il gruppo che è a Chiaia, Posillipo, San Ferdinando, la deve condividere con noi tutti, ma è normale questo, perché se no dove andiamo?
se tu vai di qua e stai spingendo come un treno da una parte e l'altro sta spingendo come un treno dall'altra, si spezza tutto. Dobbiamo cercare di convergere un po' sulle cose. Magari uno non sa bene la tematica dell'acqua pubblica, ma sappiamo oggi, c'è stata la sentenza oggi, in questi giorni, della Corte Costituzionale, che dice che è legittimo che si dà l'acqua ai privati, alla Gori. È stata una cosa storica, una vittoria del movimento incredibile. Luigi Gallo su quella ha fatto un lavoro pazzesco. E allora perché non ritorniamo a parlare per esempio di acqua, di ripubblicizzazione? Andiamo a vedere come sta funzionando l'ABC, andiamo a parlare con Montalto, vediamo che sta succedendo, vediamo a che punto sta il ricorso al TAR che io ho firmato. Possiamo vedere tutte queste cose, ma sono le cose che ci contraddistinguono. E allora io, quando ho detto facciamo una festa, l'ho detto solamente per dire proviamo a lavorare insieme su una cosa e cercare di capire se ci riusciamo. Possiamo anche dire non facciamo nessuna festa, domani non si fa niente perché non è organizzato niente, non c'è niente. Quindi finisce, festa, chiamiamola come un momento di incontro, non era un momento di incontro tutta la città, dobbiamo organizzare, era un momento di incontro anche per noi e per chi voleva venire a vedere un po' di storia, un po' di attività che magari presentiamo del meetup e anche un po' a divertirci, a bere una birra, a sentire se viene qualcuno a suonare, perché magari non ci vuole nessuno. O magari se qualcuno qua suona, suona un po' il sax e basta, facciamo uno spettacolo. Ma era questo, cioè era semplicemente questo. E mentre parlo io ve lo dico, non so se ci riusciamo a fare una festa, non so se riusciamo a fare una riunione al mese, non so niente, perché questo dipende poi da noi, da nessun altro. L'altra cosa che mi voglio soffermare, che ha detto Piero di Sogra, eccolo là, eccolo là. Questa è una cosa, è una cosa vera, dici chi è che può usare il simbolo, come si usa, come... Allora io mi alzo la mattina, mando un comunicato stampa e siccome queste segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia e a me ci siamo letti, io ve lo dico, c'ho una cartella di 1000 email divise negli ultimi 3 mesi, divise per città, divise per regione, per provincia, delle problematiche dei meetup che abbiamo analizzato tutte, quindi negli ultimi 3 mesi è stato un lavoro solo per le mail dei meetup, non vi dico quindi poi le mail istituzionali, le mail del gruppo parlamentare, le mail personali, è una cosa, numeri sono cifre, che se ve le dico flussi, sono 10-15 mila, capito, non bastano 8 persone a guardarle e volerlo rispondere bene a tutti quanti, è faticoso. Allora, tra un poco, pochissimo, inizierà un percorso sui meetup, che ha anche molto la divisione, cioè il simbolo sarà riportato alle cose come già oggi, però ce lo diciamo più chiaramente. Ovvero, meetup si partecipa come vogliamo, tutti quanti insieme. Il movimento, i simboli potranno essere usati esclusivamente da, come oggi, dalla lista certificata e dai portavoce. Poi per manifestazioni e iniziative nazionali si vedrà a seconda dell'iniziativa, magari faremo il referendum, ma finirà la cosa che ognuno si può alzare e usare così il simbolo del movimento, mettendo in disaccordo la persona che prima era vicino, poi si ci litiga e così via. Però queste sono sempre, a Napoli si dice, perché a volte lo dico in Parlamento e non mi capiscono, delle pezze a colori che derivano da tutta Italia, quindi dalla nostra maturità collettiva nel gestire condivisione, processi, l'essere comunità, l'ascoltarsi, il dialogare. Cioè le cose che noi portiamo avanti in effetti sono proprio le cose che noi non riusciamo a fare. Cioè dialogare, riusciamo a dialogare. Quando dice dovete dialogare, un sacco di cittadini, dovete dialogare in commissione perché... Ma se non riusciamo a dialogare qui, immaginate come riesco a dialogare in commissione con quello del PD o quello là, con Gasparri in commissione. Io come posso, no, come posso dialogare su un progetto di legge che può essere di interesse collettivo con Gasparri, con Rossi, che ne so, se noi non riusciamo a dialogare qui. Però io mi chiedo, ma perché noi non riusciamo a dialogare qui? Perché abbiamo qualche obiettivo che non è comune? Perché abbiamo dei personalismi, abbiamo forse una guerra interna che vogliamo esprimere in qualche modo perché siamo stressati, siamo stanchi. Io non lo so, ci deve essere un motivo. Roberto, chiedi chi è che si vuole candidare alla comunale, subito sappiamo gli obiettivi, chi ce li ha.
questo è anche un atteggiamento però. No, scusa, dico, chiedi, alzate la mano chi si vuole candidare alle comunali del Nord. È legittimo volersi candidare. No, perché è legittimo? No, è legittimo, è anche legittimo pensare. Io mi sono candidato in 3 elezioni, sono stato pure candidato presidente della Camera. Mi hanno candidato e mi sono candidato. Tra poco, no? Cioè, penso che io non mi volevo mai neanche candidare, sono stato il più candidato d'Italia. Cioè, quindi è una critica che mi posso fare anche a me. È stato candidato sindaco di Napoli, candiderò mai. Presidente della Regione Campania, presidente della Camera, al Parlamento, presidente di Vigilanza Rai. Cioè, ragazzi, cioè, è legittimo volersi candidare, però è legittimo che se lo si vuole fare con il movimento lo si deve fare in un certo modo, anche per non tradire, ma le migliaia di persone che ci fermano, e quando fermano me fermano tutti per me. Io non mi sono mai, non penso di essere uno, perché quando fermano me fermano il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, fermano le persone che mi hanno poi votato e per cui sono un portavoce, fermano le persone che hanno cliccato quel giorno il mio nome, fermano il gruppo parlamentare che mi hanno fatto candidare presidente della vigilanza o presidente della Camera. Cioè, fermano un mondo. Mica posso pensare di essere solo e mi sento, ah, ma fermato, poi ha detto bravo Roberto, sei un mito, sì. È sempre plurale, ma è questo, vi prego di credermi, che è qualcosa sempre plurale, perché io so da dove veniamo. Io non mi sento, ve lo dico sempre, cambiato. Su certe cose mi sento migliorato, su delle altre mi sento anche meno, ci credo di meno su alcune cose. Perché il percorso istituzionale, cioè tu che fai? Tu hai una piramide, quella che abbiamo detto che dobbiamo rovesciare, l'abbiamo detto tutti. Rovesciamo la piramide. Allora lavoriamo tutti per rovesciare la piramide e ci stiamo riuscendo a rovesciarla, ma andiamo così veloce, non pensiamo più niente, lavoriamo così tanto che la rimettiamo a posto. E siamo punte da capo. Allora non la dobbiamo rimettere a posto, deve rimanere rovesciata e poi aperta. E noi quello che stiamo facendo con personalismi, gruppi di potere, divisioni anche a volte nel gruppo parlamentare, in Italia tutti che chiamano, quello è uno stronzo, quello si è litigato con quello si è litigato con quell'altro, quello ha usato il simbolo, quello ha fatto la riunione segreta, i fiumi di chat, una merda, è così. Allora, noi siamo stati un grande meetup, potremmo non esserlo mai più e releghiamo il movimento a Napoli. Il meetup a Napoli è una cosa che è stata, però questa responsabilità è di tutti e dobbiamo comprendere come volerne uscire, se ne vogliamo uscire. Se facciamo dei passi tutti quanti, un poco alla volta, qua non c'è niente di fretta, non sono le elezioni tra un anno, c'è la sopravvivenza di tutto questo tra un anno, tra 2 anni e tra 3 anni, che è molto più importante di un'elezione. Allora, che cosa vogliamo fare? In faccia ci diciamo, così non mi piace, perché le elezioni andavano fatte in modo più collettivo, come ti hanno detto e come hanno detto altri. Tu non va bene perché secondo me, ok, perfetto. Ma se abbiamo tutti lo stesso obiettivo e ci sono le incomprensioni, allora ci possiamo lavorare tranquillamente. Ma deve esserci un progetto dentro ognuno di noi che su delle cose è veramente comune. Perché sennò ci sono altri luoghi e si può andare in altri luoghi. Questo è un luogo che uno spera che rimane in un certo modo. E allora dobbiamo capire noi che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo essere, come ci vogliamo comportare l'uno con l'altro, quanto ci vogliamo ascoltare, quanto vogliamo dialogare, quanto vogliamo lavorare, imboccarci le maniche e fare delle cose che ci fanno sentire bene. Perché quello, la verità, è anche un sentirsi bene. Io quando non pensavo mai di candidarmi, facevamo le cose a Napoli, l'acqua, i rifiuti, io le facevo anche perché mi sentivo bene, mi sentivo a posto, mi sentivo di dare un po' alla società dove sono cresciuto e dove sono nato. Ma io questa città la amo, ma proprio la amo. E vedere anche a volte come siamo noi, dico, ma perché? Cioè mi fa male, ma mi fa male proprio. Io non lo so perché l'amo la città, ma l'amo. L'ho sempre amata, mi piace da morire, mi piacciono le persone, mi piace quello che c'è. Forse perché uno è nato, ognuno ama il posto dove è nato. Però ragazzi, cioè ci dobbiamo dare un po' una mossa dentro, un po' una mossa dentro. Ma me la voglio dare anche io. Io quest'anno qui ho detto, prima non, ho detto voglio essere un po' lontano perché così vediamo da solo che cosa nasce. Poi ho detto cerchiamo un po' di stare e dare qualche input, cerco di rispondere a tutti quelli che mi scrivono cosa fa. Allora, non siamo riusciti in nessun modo, ho visto in tante, qualcosa l'abbiamo fatta però non ci siamo riusciti. Io ci voglio essere,
e voglio essere insieme a voi. Io non sono contro nessuno, perché io sono con tutti per fare le cose bene per Napoli, per noi e per il movimento. E in questo caso per il meetup di Napoli, a cui è chiaro che sono legatissimo. Se ci prendiamo tutti questa responsabilità, io ci sono e sono qua e la facciamo ogni mese questa riunione. Parliamo dei temi, li affrontiamo, cerchiamo di levare un po' i territori per tornare alla città, che è un concetto molto più ampio, avere una bella visione, organizziamo qualcosa di bello del lavoro fatto in vigilanza, ma non pubblico, non la conferenza stampa, ve lo voglio spiegare a voi. Poi se vogliamo organizzare un'altra cosa la organizziamo, vi voglio spiegare la riforma della RAI che ci abbiamo messo 8-9 mesi a scriverla e che oggi è sull'ex, io vi voglio spiegare il lavoro parlamentare, vi voglio spiegare anche la truffa che è questo Parlamento, perché non riesco a condividerla con voi, ma se non mi ascoltate voi, perché io devo andare da un florist a dirlo così? Voglio iniziare da qua a raccontarlo, perché mi migliora anche nell'esposizione, mi migliora in tutto se lo racconta a voi. Quindi iniziamo, questo sto dicendo, incontriamoci più spesso. Una volta al mese secondo me c'è una cosa fattibilissima e propositiva. Che è più maturo, perciò c'è questa riunione, perciò c'è questa riunione, perciò ho postato anche, la festa del meetup. Allora, io dico, sono tutte occasioni di incontro. Siamo d'accordo a incontrarci come gruppo e lavorare come meetup di Napoli sulle varie questioni un po' dei territori. Io dalle proposte che ho sentito, penso di sì e proviamo. Cerchiamo di fare una riunione su queste cose una volta al mese, ogni mese e mezzo, e cercare di scrivere quello che si fa sul meetup in modo che tutti possano vedere cosa ha fatto l'altro, non per controllare, per conoscenza, per capire dove si sta andando, perché se io magari inizio a lavorare su una discarica da un lato o sull'acqua dall'altro, ma non abbiamo le forze, dobbiamo fare pure i conti con quello che abbiamo. Allora se siamo questi, dobbiamo dire ok, questi due mesi facciamo questa cosa, o siccome siamo questi non possiamo fare niente in questi due mesi, siamo questi non possiamo fare niente. Ma poi ti puoi trovare a incontrare una persona qualsiasi che è simpatizzante, dai un numero di telefono e dici vai da queste persone. Io vorrei sapere anche questo, perché io lo so, l'ho buttata là, ma l'ho fatto nell'onestà e nella buona fede, ma se vogliamo proseguire a fare un po' la festa, quando è il 24, non mi ricordo, il 25, chiamiamolo in un altro modo, per fare un luogo di festa e di lavoro, perché il meetup dopo 10 anni se lo merita. Qui hanno fatto molte cose, anche a vedere una fotografia e capire un po' come eravamo, può essere pure che ci smuove un po' qualcosa, io non lo so, se vogliamo, ognuno mette quello che vuole in questa cosa, un gruppo di lavoro che pensa a organizzare i gazebo, uno un po' la musica, uno una birra, un picnic che c'è un prato, io ancora non l'ho visto il posto, ho visto le foto, però so che è un luogo comunque importante, non lo so se lo vogliamo fare. No, non ce ne frega proprio. Diamoci appuntamento proprio per quella data. Però quello che trovo interessante, è costruttivo in tutto quello che ci siamo detti stasera. È questa, la vostra vicinanza. Sono il posto. Una presenza, soprattutto chi è rimasto. Questa presenza, vabbè, non deve essere soltanto tu, ma deve essere di Sergio, deve essere ma veramente di tutta la parte che chiaramente si raccoglie. Però allora questa presenza, perché Sergio, lo dico nel senso, Sergio che va in giro ovunque è di Portici, il che significa non per fare una divisione, però Sergio poi dovrà andare meetup di Portici, meetup di Napoli. Allora iniziamo a lavorare con le persone che sono state qua come parlamentari, che sono di qua, ovvero con me se volete la vicinanza, con Vega, con Paola Nunes che ha sempre partecipato al meetup di Napoli, iniziamo noi a esserci e poi quando c'è qualcosa da fare ancora in più con Sergio, con Luigi Gallo che sta lavorando sull'acqua, se noi siamo preparati diciamo Luigi vieni ad aggiornarci su una serie di cose, ma dobbiamo crearci un po' il terreno noi, un po' di nuovo l'humus. No, basta eventi, perché anche questo lo sto dicendo in tutta Italia, stanno diventando i meetup della gestione eventi con parlamentari. Cioè noi abbiamo, Lara, quante richieste abbiamo di eventi? Una cosa è infinito, c'è tutto. Abbiamo 5 minuti per chiudere perché poi mi scade la telecamera. Andiamo noi.
Posso dire una cosa? Per dare un senso pure alle parole di Roberto. Massimiliano Gabardella ha chiesto di essere entregato nel gruppo. Abbiamo... Cominciamo da lì. Io sono favorevole. A parte questo, una stretta di mano tra Marco Manna, Tina Pornisani. Io dico però, non è che non vuoi lasciare il tempo anche di sedimentare un po'. Sì, cioè, la naturalezza. Siamo la naturalezza, perché è inutile forzare le cose vengono naturali. Con Massimiliano. Sta qua, sta facendo la riunione, non è che sei andato dall'altra parte. Grande cioè, Max! No, ho capito che sta dicendo. Dove sta? Dove sta? Allora, sta facendo la riunione con noi. Minola e Vincenzo, ognuno avrà il tempo per sedimentare le cose e parlare, sarà la prossima riunione e ridialogheremo sulle cose. Allora voglio sapere se va bene che organizziamo questa cosa, ognuno come la vede a Scampia e ci mette dentro un po' del suo, del proprio lavoro. Se fare una riunione al mese e mezzo va bene. Se iniziare a parlare più di Napoli e cercare di capire le risorse che abbiamo per fare poche cose ma fatte bene. Se fate organizzate una riunione dove io vi posso raccontare il lavoro parlamentare, che ormai siamo a metà legislatura, anche il mio, io voglio raccontare non quello di tutti. Voglio raccontare il mio lavoro al mio meetup. Cioè me lo organizzate. Allora, scusami, giusto per lavorare bene. È giusto. In un modo. Grande Roberto, vai! Vai Roberto! Municipalità. Allora se vogliamo fare unità cancelliamole tutte e facciamo una che comprende Napoli e basta. Ok, questa qui è una proposta che però adesso possono venire mille proposte. Cancelliamo le pagine Facebook, facciamone unica per tutti. Una va bene tutto, anche secondo me va bene, però una cosa alla volta. Lasciamoci con poche cose che ci siamo dette. Proviamo a fare un po' di percorso e vediamo a un certo punto a che siamo arrivati. Può essere pure che non arriviamo di nuovo a niente. Usciamo da qua, quello scrive là, la chat si lo strozzo di merda, mi tappo così, la festa è una merda. Può essere di nuovo tutto punto e da capo. Poi intanto allora, punto e da capo, la storia che si ripete siamo solo noi. La storia che si interrompe e ne facciamo un'altra siamo sempre noi. È una decisione. Lui voleva dire una cosa. Volevo invitare tutti quanti voi a una festa, a un evento che faremo il 17. I candidati incontreranno i cittadini sul territorio di Ponticelli. Ma siamo dei cittadini. Andiamo in un altro allora, questo dobbiamo smettere, Roberto. Facciamo chi? Fammi la nomina. Qual è il problema? Nessuno dico questo. Allora, rimaniamo. Basta restare. Fermiamo un secondo, altre attività. Iniziamo a lavorare solo su quello che ci siamo detti, cercando di. E lavoriamo sulla festa tramite il meetup. Ci diciamo, io porto questo, ho organizzato questo, io faccio l'insalata di riso, io non faccio niente, chiudiamo la festa. Però lo cerchiamo di organizzare. Diamoci appuntamento il 25 luglio. Dalle 2 sotto al sole a Scampia sul prato per iniziare con un picnic tutti insieme che siamo noi. Facciamo, e poi vediamo chi viene la sera. Ah, non viene nessuno, siamo noi. Ci parliamo. C'era solo Mimmo che su. È l'unica certezza che abbiamo. Dobbiamo fare un po' di colletta, magari abbiamo una cosa. Lo possiamo fare in ogni gruppo. Paolo, okay. Un po' di colletta. Abbiamo un minuto per chiudere e proviamo un minuto. Allora, nella società dell'informazione dei media abbiamo un minuto per chiudere perché il nastro che non c'è più finisce la batteria quindi vabbè rimaniamo così, non c'è secondo me niente da dire, ci proviamo sapendo che possiamo tranquillamente non riuscirci. Ragazzi, comunque la festa venerdì 17 la faremo, verranno i nostri consiglieri regionali. Ma chi ora? Alle ore 17. Venerdì 17 alle ore 19 ci sarà questa festa dove interverranno i consiglieri regionali. Allora signori, ci sentiamo e ci aggiorniamo alla prossima. Madonna, questa telecamera, questa iperesposizione mediatica. Da Napoli al Movimento 5 Stelle Napoli.
appuntamento. Saluta tu, saluta tu. Un saluto dal Meetup Napoli e dal Movimento 5 Stelle Napoli. Lunga vita Meetup Napoli. Lunga vita. Un saluto a Fantaccioli. Oh, puoi salutare a me. Mi hai visto con l'aiuto della regia. Arrivederci a tutti. Buon Meetup. Ciao. Meetup, Meetup. Meetup. Ciao Sare. Ciao giovani. C'è me però. Ma stiamo ancora riprendendo? Stiamo ancora riprendendo. Abbiamo aiuto.